Ciao ragazzi, mi trovo qua a Casale Cassinazza, nel comune di Binago, questa località in campagna che si trova tra Binago e Venegono Superiore. Benissimo, qua in questa località c'è un vecchio casolare abbandonato. Adesso ho visto qua il cancello è chiuso, sia il cancelletto che il cancello principale. Adesso proviamo a vedere se troviamo un altro ingresso da qualche altra parte, perché so che qua ci sono parecchie cose interessanti da andare a esplorare, in questo vecchio casale. Va bene, adesso vedo un attimino se riesco a trovare un modo per passare e ci vediamo dopo. A dopo, ciao ragazzi, ciao! Ok, passiamo da questa parte. E vediamo se troviamo un passaggio di qua, per entrare dentro. Qua, come avete visto, c'era un enorme tronco. Qua c'è un odore, sembra che hanno appena concimato, vabbè. Sperando che non ci sia altri impedimenti, in teoria. Si dovrebbe da qua riuscire già a entrare. Eccoci qua, ragazzi. Siamo dentro, Siamo ufficialmente dentro questo vecchio casolare abbandonato. Ok, direi che adesso sistemo le luci e poi si può incominciare con l'esplorazione, A dopo. Allora, a partire da questo momento inizia ufficialmente la nostra esplorazione in questo vecchio casolare abbandonato, qua alla Cassinazza di Binago. Oh mamma. Qua sono rimaste un po' di robe, ve le faccio vedere subito. Guardate qua. Molto interessante. Questa sembra come se fosse una barca. Adesso vi faccio vedere un po' il tutto, Possiamo continuare di qua, vediamo un po' cosa troviamo da questa parte. Ci sono in sostanza un sacco di tronchi, Adesso entriamo di qua e vediamo un po'. È permesso? Sono un giovane urbe, sto facendo questo video di questa esplorazione. Si può? Permesso? Ok, si può incominciare, con la nostra esplorazione. Perfetto. Iniziamo a vedere un po' cosa troviamo di qua, Questa è una parte di stalle, credo proprio. Roba che è rimasta qua, Ok, usciamo di qua e proseguiamo dall'altra parte. Ah, sono rimaste delle pannocchie, guardate. Le pannocchie. Ok, passiamo da questa parte, vediamo un po' cosa c'è.
Queste sono stanze, un'altra stanza che faceva sempre parte delle stalle. Ok, guardate quanta roba che è rimasta qua. Più che altro qua ci sono un sacco di sacchi, sacchi in plastica, quelli grossi. Ma qua quanti bidoni. Va bene, dai. Usciamo di qua e proseguiamo con la nostra esplorazione. Un'altra stanza di qua. Sempre simile alle altre. Continuiamo di qua a questo punto, vediamo se questa si può aprire. Allora, qua c'è una catena, sostanzialmente magari si riesce. No, è chiusa, niente, questa è chiusa, quindi nulla. Guardate che bello questo loggiato, qua c'è un'altra stanza, ma mi sa che è chiusa anche questa, vediamo un po' cosa c'è qua. Mamma mia, guarda qua. Anzi, lasciamo un po' aperto così magari entra un po' di luce. Bagno, un bidet abbandonato. Guardate qua quanti tubi che ci sono, possiamo uscire anche di qua. Molto bene.
Vediamo di qua e vediamo cosa troviamo da questa parte. Faccio vedere una cosa qua, eh. Qua probabilmente c'era una statua, eh. Un tempo. Allora, questa è chiusa. Con tanto di catena, quindi niente. Allora, poi qua ci sono delle scale, eh. Che poi dopo faremo anche queste. Però prima iniziamo a fare tutta la parte sotto, eh. Così vediamo un po' cosa c'è di qua. Ok, questa parte ad esempio è aperta, eh. Allora intanto vi faccio vedere un po' qua. Guardate, questo era un vecchio casale. Va bene. Entriamo di qua. Vediamo cosa troviamo da questa parte. Ok, questa è una stanza sostanzialmente vuota. È rimasto il filo con il portalampada. Guardate, qua ci sono delle nicchie. Guarda, sono rimasti dei guanti qua. Ma che roba. Una batteria. Possiamo uscire e andare da questa parte. Vediamo un po' cosa c'è di qua. Ok. Qua c'è un camino che tra l'altro è davvero molto bello, eh. Molto bello. E ve lo faccio vedere subito. Guardate, quei vecchi camini di una volta, con tanto di panchine per sedersi, quando faceva freddo in inverno, per scaldarsi. Guarda, molto interessante. Ok. Perfetto. Ok. Di qua e vediamo cosa troviamo da questa parte. Ok, qua una scopa. Però qua c'è altra roba da andare a vedere. Guardate questo affresco, eh. Ve lo faccio vedere subito, guardate che bello. Questo è un affresco rimasto così come lo vedete. Bellissimo, ragazzi. Davvero bello. E qua vediamo subito cosa c'è di qua, eh. Questo mi sa che era un forno, quello di una volta. Guardate. Guardate che roba. Ok. Molto bello, eh. Perfetto. Ok. Usciamo di qua. E continuiamo da questa parte. Qua c'è una stanza. Dire davvero niente male, eh, questo casale. Eh sì. Benissimo.
incendio da questa parte. Qua ci sono delle altre scale poi, eh. Ma che roba. Allora, io direi subito di iniziare a fare queste scale, va? Così vediamo un po' cosa troviamo di sopra, da questa parte. Ok. Vediamo dove andiamo a finire di qua, eh. Adesso vi faccio vedere una cosina, che secondo me non è per niente male. Ok. E proseguiamo di qua. Ah, probabilmente dove stanno gli animali, eh. È facile perché c'è del fieno qua. Guardate. Ma quanta roba è rimasta. Bene, e niente, praticamente finisce qua, la stanza. C'è solo questa da andare a vedere. Quindi direi che a questo punto possiamo anche tornare giù sotto. Pensavo che c'era più roba da vedere qua sopra. Comunque non importa. Torniamo giù e vediamo un po' il resto di questo casale. Ok. Ok. Allora. Qua sarà probabilmente un sottoscala, uno sgabuzzino, qualcosa del genere. Vediamo cosa c'è. Ok, infatti finisce qua, come era prevedibile. Ok, torniamo indietro. Andiamo da questa parte, così vediamo anche un po' cosa c'è di qua. Mamma, quanti tubi che ci sono qua. Quanti tubi. Qua c'era un altro camino, Adesso ve lo faccio vedere. Guardate che roba, un altro camino. Di qua anche da questa parte e andiamo avanti a vedere cosa troviamo, Ok, guardate qua che roba. Qua c'è un capanno, penso di quelli che si usano per gli attrezzi. Boh, adesso vediamo. Oh, guarda, questo dovrebbe essere una bilancia, Guardate. Pensavo di trovare la solita roba, invece ho trovato una cosa molto interessante, ragazzi. Guardate un po', Ma che roba. Bello. Veramente bello.
cornice molto interessante. Peccato che c'ho il sole davanti. Ok, qua sostanzialmente non c'è niente di particolarmente interessante, a parte questo camino che è molto antico e molto bello, devo dire. Vedere un'ultima cosa qua. Perfetto, ok, direi che si può uscire anche di qua, e così piano piano vi sto facendo vedere anche questo casale. Vediamo se si riesce a entrare di qua, con fatica, ma si riesce, dai. Ok. Qua c'è una porta. Sa dove porta. E si vede ben poco qua. Qua ci sono delle scale che portano sotto. Vediamo se riusciamo a passare. Dopo proviamo a vedere se riusciamo a passare anche di qua. Intanto andiamo da questa parte, così vediamo un po' cosa c'è di qua. Siamo nella parte sopra, di questa cascina. Guardate che bello, Guardate che bello. Ok. Passiamo di qua e vediamo cosa c'è in questo punto. Va dei vasi. Sostanzialmente questi locali sono tutti vuoti, non è che ci sia niente di particolarmente interessante. Comunque ve l'ho voluto far vedere ugualmente. Va bene, dai. Ok. Andiamo dall'altra parte e vediamo un po' cosa troviamo, Ok. Continuiamo di qua. Oh, qua ci sono i bagni, I bagni, guardate. La vasca. Di qua, e questa è tutta vuota, sta stanza. Ok, e questa è l'ultima, credo, la parte in alto, che sostanzialmente anche questa è vuota. C'è una cosa però interessante che vi faccio vedere adesso, e cioè questo. C'è la finestra. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Qua è tutto.
tutta erbaccia, cioè. Questa è una zona proprio di campagna, proprio una zona di campagna questa, è una zona agricola. A questo punto direi che si può anche scendere giù, che quello che dobbiamo vedere qua l'abbiamo visto. Adesso poi c'era la parte sotto, vediamo se riusciamo a farla anche quella. Andiamo subito. Ragazzi, non ci crederete, ma siamo riusciti a passare anche di qua, La zona è molto buia, Adesso facciamo piano piano i gradini e vediamo un po' dove andiamo di qua, Si sente fresco ed è molto buio. C'è di qua. Sto facendo piano piano i gradini perché non si vede praticamente niente, o poco perlomeno. Ok. Che roba. Ma siamo nella parte sotto, C'erano le cantine. Qua c'erano le cantine. Che bello. E praticamente finisce qua, E poi qua c'è una nicchia chiusa. E finisce qua il tutto. Vabbè, dai. Comunque vi ho fatto vedere anche questa, dai. Direi che a questo punto possiamo tornare di sopra, Ok. Ok, siamo usciti da lì, dalle cantine, e guardate com'è antico questo portone, Soprattutto la parte qua per chiudere. Veramente molto antico. È bello. Ok. Qua c'è una grata. Che qua si riesce a entrare. Questa è sempre parte delle stalle. È sempre parte delle stalle questa. Guardate. Perfetto. Usciamo fuori. Richiudiamo qua. E proseguiamo. Ok. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Bidone. Ok.
Oh, guarda quanta legna che c'è qua. Quanta legna. Ve la faccio vedere subito, Ma che roba. Tutta legna questa. Non so se si vede perché c'ho il sole in controluce, però insomma, dai. Guardate, Ok. Benissimo, continuiamo di qua. C'è questo che dovrebbe essere un garage, un'autorimessa. Questo è un cancello chiuso anche. Eccolo qua, il famoso cancello che vi dicevo prima. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di interessante da qua, Non so se si vede, qua ci sono praticamente le cassettine per le api, per la coltivazione del miele. E questo è un po' quello che si vede di qua, Ok. Perfetto. Ok. A questo punto torniamo indietro. Un'altra giornata molto calda anche oggi, mi sa. Sì. Ho visto una cosa adesso che mi era sfuggita, Però non so se si riesce a vedere da qua. Quella specie di dipinto, di affresco che c'è lì, che è uno stemma feudatario. Quindi questo, molto probabilmente, questo casale è di tipo medievale. Non vorrei dire una cavolata, però. Ma mi voglio fermare ancora un attimo qua perché è veramente bellissimo questo, È qualcosa veramente di spettacolare, Bello, veramente bello. E quando trovi cose così, come fai a non riprenderle? Va bene, adesso, se non ricordo male, dall'altra parte c'erano delle scale che noi adesso ci faremo, Tranquillamente, vediamo dove erano. Allora. No, questa parte l'avevamo fatta, Ok, però mi ricordo che c'erano delle scale, eccole qua, le abbiamo trovate, e andiamo su di qua, adesso. Oh, che bello, che bello. E da qua ci sarà una vista, mi sa, e sarà qualcosa di veramente spettacolare. Vediamo se si riesce a aprire questa porta. No, è chiusa. Ad ogni modo, vi faccio vedere un po' quello che c'è all'interno. Ok, sostanzialmente c'è questo. E lì c'era una cassettiera. Va bene, dai. Pensate che ci sono delle altre scale da fare e ce le facciamo subito. Ma che roba. Sempre più in alto. Questa è la parte proprio del sottotetto, Su in alto. Va. Vediamo un po' cosa troviamo di qua. Che sono anche un po' curioso, Di vedere cosa c'è. Ok. Allora, vediamo subito, Cosa c'è di qua. Allora, mamma quanta roba che c'è qua. Quanta roba. Tutta qua mucchiata. Ma pensate, guarda. Ah. Ci sono anche dei giornali, delle riviste. Ah. Quanta roba. Ragazzi, quanta roba.
Mamma mia, veramente tanta roba. Ok, usciamo di qua. Delle scarpe sono rimaste qua. Ma che roba. Va bene, usciamo di qua e andiamo da questa parte. Dobbiamo fare un saltello. Ok, questo era un'altra parte del sottotetto e questo è quello che c'è qua, in questa zona. C'è ancora una cartolina, guardate, ve la faccio vedere subito, guardate, una cartolina, va bene, usciamo anche di qua, va, pezzo di giornale. Seguiamo da questa parte, qua siamo ben in alto, un portalampada. Ok, vediamo un po' cosa c'è di qua. Sostanzialmente c'è un po' le solite cose, anche di qua, un po' come nelle altre stanze. Questo mobiletto, vai, roba, la testata del letto, dei cassetti buttati qua, va bene, dai. Ok, a questo punto andiamo nell'ultima parte di qua, o almeno credo. Perché poi non dovrebbe esserci più niente. Passiamo di qua. Ok. Va, un seggiolino per bambino. Va. Qua c'è una scala che porta proprio su in alto. Vediamo se tiene. Se tiene. Magari faccio vedere qualcosina di bello, se riesco. E qua. Qua. Guardate un po', ragazzi. Guardate un po' qua. Qua sono proprio in alto, Va bene, dai. Torniamo giù. Diciamo che questo scorcio secondo me non era male, meritava, Sì, va bene, ok, siamo scesi giù, vediamo un po', continuiamo di qua a vedere un po' cosa c'è, è un po' buio, però vediamo. Qua sostanzialmente non c'è niente di interessante, Quindi io uscirei di qua, anche perché è veramente molto buio, non c'era niente. Andiamo invece in questa stanza, se c'è qualcosa, magari qua qualcosa di bello troviamo. No, come non detto, è vuota anche questa, come potete vedere. E vuota anche questa.
bene. Torniamo giù. Perfetto. Torniamo giù. Che di cose ne ho ancora da farvi vedere parecchie. Qua non è piccolo per niente questo casale, anzi. E devo dire che si sta dimostrando anche molto interessante da esplorare. Ok, andiamo di qua. E direi che a questo punto possiamo scendere giù sotto, Perfetto. E quindi scendiamo dalle nostre scale in legno. E così vi ho fatto vedere anche questo, Va bene. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, Appena sono giù. Guardate che spettacolo, Che spettacolo. Un saluto al signore della Paranormal Investigator Varese, ma soprattutto un grandissimo saluto di cuore al mio amico Morgan, numero uno. Spero, amico mio, che questo video è di tuo gradimento. Abbiamo fatto un po' fatica, ma siamo riusciti a entrare anche di qua. Probabilmente quella porta lì era ostruita da sotto, Vediamo un po' cosa c'è di qua. Beh, è rimasto ancora il lampadario, da questa parte. C'è un bel eco. Vediamo di qua. Questa è chiusa, però c'è la chiave. Siamo riusciti a entrare anche di qua, va. Ottimo. Ah, questa è la famosa parte che avevamo visto prima, che non riuscivamo a entrare. Benissimo, adesso siamo riusciti. E possiamo continuare a vedere anche qua, Guardate questa cassettiera, che bella. A farvi vedere anche questa, va? Sono riuscito a farvi vedere anche questa parte. Perfetto. Chiudiamo questa porta. Ok, e usciamo, Usciamo di qua. E poi chiudiamo anche questa, di qua. Perfetto, Ok, vediamo se questa si riesce a entrare. Sì, qua c'è il bagno. Guarda che roba. Il bagno. Possiamo uscire anche di qua. Questa probabilmente era la parte dove abitava, questa famiglia. La parte proprio dell'abitazione. Vediamo questa parte qua. Anche qua si riesce a entrare. Vediamo subito cosa c'è. Qua c'è un altro mobile, molto antico. E poi sostanzialmente non c'è più niente di interessante.
è rimasto ancora il lampadario da questa parte. Guarda te. Ok. Va bene, possiamo chiudere e proseguire la nostra esplorazione. Di qua. Qua c'era il letto, Qua c'era la camera da letto. Guardate. Perfetto. Usciamo anche di qua. E andiamo dalla parte qua. Davanti a noi, dove c'è questa porta, Ok, vediamo un po' cosa c'è di qua, Perfetto, ecco, queste stanze sono sostanzialmente un po' tutte vuote, Comunque, vi faccio vedere anche questo, chiudiamo. È rimasto sto mobiletto. Penso che sarà sicuramente rotto, Oh, caspiterina, guarda qua. Qua sono rimasti ancora dei piatti, Ma che roba. Sono rimasti ancora dei piatti qua. E allora a questo punto io sono curioso anche di vedere cosa c'è da quest'altra parte, già. Mamma mia, guarda qua, cos'è rimasto anche di qua. Va bene, pensa a te. Qua c'era il lino. Ok, possiamo uscire. Questo tavolo, Però qua ci sono altre cose interessanti da farvi vedere, prima di andar via. Elenco telefonico di Come provincia del 1994-95, ragazzi. E guardate questo vecchio telefono qua, Storia. Va bene, dai. Ok, adesso possiamo veramente uscire, va. Qua c'è ancora l'olivo. L'olivo. Va. Vediamo se si riesce a passare di qua. No, è chiusa, Questa è chiusa, quindi niente. Direi che a questo punto si può anche uscire.
di acqua. Chiudiamo di più perché fa un rumore, perché gratta nella parte sotto. Va bene. Vediamo se questa si riesce ad aprire. No, è chiusa. Quindi niente. Qua sono rimaste delle scope. E uno spazzolone per i pavimenti. Qua dei vasi. E qua quello che avete modo di vedere. Guardate che spettacolo. Ragazzi, che bello. Che bello questo casale. Mamma mia. Devo dire che valeva sicuramente la pena di essere esplorato, eh. Direi a questo punto che possiamo anche scendere giù sotto, eh? Eh sì. Va bene. E direi che con questo possiamo concludere anche la nostra esplorazione. Guardate questo lavandino. Bellissima giornata oggi. Veramente una bellissima giornata. Dalla parte qua dove eravamo passati prima all'inizio del video, così poi ci salutiamo, eh. Devo dire che è davvero un bel posto, questo qua, eh. Ok. Va bene. Perfetto. Ciao ragazzi, vi ho fatto vedere anche questo vecchio casale abbandonato, qua a Casale Cassinazza, che è un comune, o meglio, è, secondo me è una località, qua di Binago, che rimane, vi ricordo, più o meno tra Binago e Venegono, ed è una zona tutta di campagna, poco conosciuta tra l'altro, perché ho chiesto in giro e tanti non sapevano neanche di quello che stavo parlando, se, da come mi hanno visto, sembrava che stavo venendo da un altro pianeta. Vabbè. Ok, dai, poi ho trovato un signore che è una cosa veramente
descrivere, una maleducazione incredibile. E ha iniziato a urlarmi, a dire, qua non devi parcheggiare perché c'è il prato, io taglio il prato, ho iniziato a bestemmiare, a far casino. Guardate, non ho voluto riprendere perché vi ho voluto risparmiare una scena pietosa, però guardate, volevo solo farvi vedere. Vabbè, dai. Comunque, a parte quello scemo lì, diciamo che questo casale si è rivelato davvero molto, ma molto interessante. E sono contento di essere venuto qua perché devo dire che merita, merita anche lui. Ho trovato tante cose interessanti, e devo dire che tra tutte le cose che ho trovato qua dentro ce ne sono due veramente belle. La prima, quel bellissimo affresco con Madonna col bambino e quello stemma feudatario che era lì all'esterno che vi ho fatto vedere durante il video. E la seconda parte, beh, devo dire quella vista spettacolare che quando io ho guardato lì sono rimasto a bocca aperta, ma veramente bellissima. Avevo una veduta spettacolare, come del resto avete avuto modo di vedere anche da voi, Poi fatemi sapere cosa ne pensate, ma io penso che veramente bello, sì, veramente bello. Va bene, dai. Volevo salutare Lady Helsinki che vede sempre i miei video, mi commenta, la ringrazio. E saluto il mio amico Francesco, sempre il numero uno, anche lui, che anche lui è sempre qua che segue le mie avventure, il grande Francesco. Finalmente tra poco andrò a conoscere se tutto va bene. Il problema, Francesco, te lo dico qua, è che io non so come fare con Instagram a messaggiare, perché da quello che mi sa ci vuole anche l'applicazione sullo smartphone per poterlo usare. Io purtroppo ho un cellulare di quelli vecchi di una volta, praticamente quelli preistorici, diciamo. E non riesco a installarlo perché non ho maniera per farlo. Se magari riesci a mettere Facebook, poi dopo magari ci sentiamo da lì, così poi dopo ci mettiamo d'accordo. Finalmente manca una settimana, sto facendo il conto al rovescio e non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederti, di abbracciarti, amico mio. Sono veramente contento e devo dire che sono anche emozionato, Queste saranno delle vacanze particolari, secondo me davvero molto belle. Saranno delle vacanze che secondo me mi ricorderò davvero per molto tempo e che mi resteranno nel cuore. Perché poi oltre a te andrò a conoscere altre persone, andrò a fare ancora diverse esplorazioni, ma questa volta andrò anche in posti più lontani, Infatti ho in programma di andare molto probabilmente, magari anche, penso, in Liguria, in certe zone. Tra l'altro lì vicino a Varese Ligure c'è una colonia che è veramente molto, ma molto interessante, E vi assicuro che da quello che ho potuto vedere sembra di stare dentro in un film dell'orrore, ma veramente non sto scherzando. Dico solo che all'ingresso, la prima cosa che vedi è un vetro con su scritto non uscirai mai. Già questa è una premessa, vabbè. Comunque dai, queste cose qua mi attirano, mi danno un'adrenalina incredibile. Più sono così e più mi piace, dai. Poi io adoro le sfide. Adoro le sfide e mi piace. Va bene, dai. Allora, niente, con questo io vi saluto e vi mando alla mia prossima esplorazione. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao ragazzi e grazie ancora per la visione di questo video. Ciao!